siamo al 167esimo anniversario e credo che la parola che più ricorrerà sulle mie labbra sarà orgoglio. Siamo orgogliosi e sono personalmente orgoglioso di rappresentare come presidente questa società nel suo 167esimo anniversario. Non a caso questo coincide con l'Unità d'Italia, perché per una strana combinazione del destino siamo nati il 17 marzo. Il 17 marzo 1844, esattamente 17 anni prima della proclamazione dell'Unità d'Italia. Due anni fa avevamo fatto una gran bella cosa che si chiamava 17x3, perché 17 marzo, 17 anni e 17 marzo dell'Unità d'Italia. Quest'anno celebriamo con una serie di programmi molto importanti che poi il nostro regista Roberto Magro ci illustrerà, la nostra storia, una storia che veramente entra nella storia d'Italia, entra nella storia dello sport, perché noi siamo indiscutibilmente la prima società sportiva d'Italia e di questo siamo orgogliosi. Scusatemi, questa parola la ripeterò più volte. Vorrei innanzitutto ringraziare l'assessore alla cultura e credo che Michele Coppola non poteva meglio rappresentare il nostro sogno, cioè la cultura e lo sport messi insieme. Sole e acciaio, cioè la forza ma anche la capacità di studiare l'educazione fisica. Molto brevemente i due o tre elementi che caratterizzano la nostra società, che sono da un lato l'aver introdotto l'educazione fisica nelle scuole, le due leggi fondamentali che hanno introdotto l'educazione fisica nelle scuole, quindi da questo punto di vista siamo veramente parte in causa, ma abbiamo fatto di più, abbiamo aperto alle ragazze la ginnastica, avete visto le nostre fanciulle, abbiamo aperto la ginnastica ai meno abbienti, siamo stati i primi a creare dei corsi di ginnastica gratuiti per i ragazzi che non se lo potevano permettere. Antichità, modernità, voglia di fare, ecco, questo è un po' un grande mix. La scuola di circo, FLIC, che sarà parte fondamentale dei nostri festeggiamenti, rappresenta veramente una punta di diamante della modernità. Buongiorno, ecco, brevemente cercherò di illustrarvi un po' quello che sarà questa settimana che è per noi molto importante, perché ci permette, attraverso questa nuova forma, questa nuova espressione artistica della Reale Società Ginnastica, che è la scuola di circo FLIC, che nasce nel 2002, di raccontare la storia. Questo è per noi un grande piacere, in modo particolare per me come regista, perché ancora una volta ci permette di mettere in luce quanto il circo di adesso, che per il suo linguaggio e per la sua grammatica e la sua sintassi è ben differente dal circo tradizionale, è un circo narrativo, un circo coreografico, un circo che parla per immagini. No? I nostri allievi, che sono circa 40, che provengono un po' da tutto il mondo, diciamo prima appunto dalla Svizzera, dall'Africa, dall'America, dall'Australia, si sono in modo direi meraviglioso prestati al gioco dell'interpretazione. Come avete visto, ad esempio, la prima sfilata che hanno fatto davanti ai vostri occhi è un po' il preludio di quello che sarà poi dopo il clima che accompagnerà le visite della mostra che verrà allestita in modo particolare nei primi giorni e poi il giorno 14 fino poi dopo a domenica 20. La scuola sarà, diciamo, la palestra diventerà un palcoscenico. Bisogna però immaginare questo palcoscenico diviso a sezioni. Allora, la prima sezione è dedicata appunto alla mostra. Allora, i ragazzi accompagneranno i visitatori, nel programma troverete anche la scansione degli orari e un po' tutte le informazioni che riguardano tutto ciò. I nostri ragazzi accompagneranno i visitatori nella mostra attraverso appunto la scoperta di reperti iconografici, fotografie, trofei, medaglie, dando quel tocco giovanile, quel tocco, sapete, quel tocco di
di poesia e di arte, no, che il circo di adesso riesce a dare. E appunto, e questo avverrà, vi ripeto, con scansioni di mezz'ora in mezz'ora, nei giorni appunto 14, 15 e 16, dalla mattina al pomeriggio. Tutto questo lo trovate nel programma. Il giorno 17, ecco, il giorno 17, boh, ripeta, è un giorno importante per tutti. Beh, sapete che per noi è importante perché coincide anche con la nostra festa di compleanno, quindi la Reale Società Ginnastica di Torino festeggerà il suo compleanno alle ore 17 e per festeggiarlo abbiamo pensato quale poteva essere giustamente un'esibizione, una performance che potesse in qualche modo unire il passato e il futuro. E abbiamo pensato ad Andrea Loreni. Allora, Andrea Loreni è uno dei pochi italiani funambolo. Non so quanti di voi conoscono esattamente l'etimologia o il senso della parola funambolo. Funambolo si dice la persona che attraversa uno spazio, due spazi legati da una fune. In modo particolare, il funambolo è colui che attraversa spazi a grandi altezze. E difatti Andrea tenderà il suo cavo d'acciaio tra gli uffici del palazzo della regione e la nostra sede, ha un'altezza di circa 23 metri. Andrea non ha sicurezza, è proprio una performance che richiede anche una certa concentrazione, c'è tutto un rito nella preparazione del cavo d'acciaio, è una delle classiche performance mozzafiato, se si possono dire così. Il 18 e il 19, che sono le due giornate conclusive della nostra settimana di eventi, sono dedicate in modo particolare, perché come vedrete nel programma continuano le performance legate all'accompagnamento, alla visita delle mostre, sono due serate particolari perché sono dedicate al circo di oggi. Allora, stiamo preparando adesso uno spettacolo molto particolare, uno spettacolo che prevederà la ricostruzione metaforica, onirica, di un momento molto particolare, che è quello tra il 44 e il 61. È un momento particolare perché accompagna i primi passi dei giovani atleti della Società Reale Ginnastica di Torino e l'Unità d'Italia. Allora, per fare questo ho fatto appello a degli artisti che per la loro bravura, e adesso non sto qui a dire che tra di loro ce ne sono due che hanno anche vinto delle medaglie al Festival Mondiale del Sieur de Domain a Parigi, ma diciamo per la loro bravura e per la loro capacità di utilizzare il circo come linguaggio, penso, spero, immagino, renderanno questa palestra per un attimo un'altra cosa che la palestra. Sarà come l'impressione di avere per un attimo fatto un salto nel tempo. Bello che questa settimana che voi regalate a torinesi, che regalate a chi verrà a Torino magari per partecipare ad altri eventi, altre iniziative, sta prendendo corpo sempre di più. E guardate che non è scontato, non è per niente scontato. Non è scontato che un'istituzione si faccia carico di organizzare una settimana di eventi, che si faccia carico di trovare le risorse per farlo, perché anche qui il merito nostro è un merito davvero marginale. Paradossalmente io avrei poco titolo a parlare, dovrei davvero sedermi lì e battere esclusivamente le mani. Però credo che questa sia un po' la storia del nostro paese, la storia della nostra regione, di persone che guardano l'obiettivo e lavorano a prescindere da quello che gli altri mettono in campo affinché le cose si realizzino. E allora mi piacerebbe provare ad immaginare anche in questa circostanza, proprio per quelli che sono gli insegnamenti. Io leggevo prima con attenzione quello che Roberto ha scritto nella cartella stampa, nel saluto che tutti e tre abbiamo dato, quando parli di gesto atletico e della precisione del movimento. Perché poi questa è una disciplina che a prescindere da quella che sarà poi la tua vita, ti insegna che cosa significa il sacrificio, il lavoro, l'attenzione nel fare le cose che si è chiamati a fare. E poi poter attraversare da un palazzo all'altro a 20 e più metri di altezza, credo che dovremmo provarci tutti, anche solo per capire che cosa significhi quel brivido. Sappiamo è di essere pronti a coglierne il significato vero e soprattutto di immaginare nei prossimi anni di aver seminato
in maniera importante i successi che arriveranno certamente. Una stanza dove ci sono tutte persone sedute, non fate ginnastica, vergognatevi. Signori, buongiorno. Un po' di movimento, non c'è età per il movimento, lo sa? Io ve lo dico chiaramente. Mi guardi negli occhi, signora, si concentri, faccia movimento, su e giù, come? Su e giù, senza imbarazzi. La ginnastica è vita. Guardate questi tre, non facevano ginnastica, non ci sono più. Signori, ve lo dico chiaramente, la ginnastica, io credo nella ginnastica ragionata, basata sulla conoscenza dell'anatomia, la fisiologia, l'igiene, che dà all'infanzia, guardo lei, signora, dà all'infanzia la forza, la grazia, l'agilità e il buon umore. Qui nessuno con buon umore, benissimo, ve lo dico chiaramente, spero di ritrovarvi qui, dopo tanti anni essere piombato qui nell'era moderna, mi mette un po' di ansia, sto imparando tanti termini nuovi, bunga bunga su tutti, benissimo, adesso io vado, spero di ritrovarvi qui, e non fate risatina sotto i baffi voi, eh? Ci vediamo, grazie signore!